Ebbene sì, poracci, le immagini di ieri non erano prese da un gioco, ma da uno dei momenti più bassi mai visti nella storia di Nintendo durante le tre. Poké Lunala è stato il più rapido di tutti, mentre la risposta sbagliata migliore e anche profetica è quella di Ale. Drift World Sword, una premonizione arrivata con 10 anni di anticipo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Sono risposte sbagliate, sorprendetemi. Ah, I like French food. But before this goes, things get out of hand, let me leave you with this last video highlighting Ubisoft's lineup for the Wii U. I'm hungry now. You scare me, Reggie. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi indossando una camicia. La puntata di oggi sarà ricchissima in quanto si tratterà di un'edizione speciale. Dedicheremo il video interamente al Nintendo Direct che si è appena concluso, facendo sì il riassuntone di tutto quello che è stato presentato, ma allo stesso tempo esprimerò un giudizio personale su quello che per me è stato il Direct più deludente degli ultimi anni. Ma prima di iniziare a discutere vi invito, come al solito, a prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Prima di buttarci a capofitto sul Direct, vi ricordo che per oggi le live non sono ancora finite. Ci rivediamo alle 23.30 sul sito Viola per seguire insieme lo State of Play di Sony. La presentazione inizierà alle 23.59 e durerà circa una ventina di minuti, dove verranno mostrati ben 10 titoli. Un altro appuntamento dalle grandi potenzialità, però come al solito fatevi prendere dall'hype con moderazione, perché ad avere aspettative troppo alte sappiamo tutti quello che succede. Bene, passiamo al Direct. Se siete tra quelli che erano in live saprete benissimo che non ne sono uscito affatto soddisfatto. E credo fermamente che questo Direct sia stato tra i peggiori degli ultimi anni. Mi sono preso un po' di tempo per ragionare a mente fredda su quello che è stato presentato e direi quindi di passare in rassegna, procedendo a blocchi tematici, sia ai punti di forza sia le cose che non hanno funzionato di questo showcase. Come primo punto vorrei parlare del supporto delle terze parti, che purtroppo si è rivelato molto altalenante per quanto riguarda la qualità dell'offerta. È stato chiaramente un Direct indirizzato verso il pubblico nipponico, una sorta di antipasto al Tokyo Game Show, dove comunque Nintendo non sarà presente, ma questo non può giustificare la ridondanza contenutistica e stilistica che ha appesantito oltremodo la presentazione. Sono stati passati in rassegna tanti giochi, ma a un certo punto era quasi impossibile distinguerli l'uno dall'altro. Non solo si trattava per la maggior parte di life e farm sim ibridati a dinamiche da JRPG, ma inoltre anche esteticamente erano tutti simili tra di loro. Sfido chiunque a non aver perso i punti di riferimento una volta visti in sequenza Story of Season, Five Farm, Rune Factory 3 Special, l'annuncio di un altro Rune Factory, Atelier Ryza 3 e anche Harvestella. Chiaramente qui molti publisher si sono svegliati in ritardo e più o meno tutti, dopo aver visto il successo di Stardew Valley e Animal Crossing, hanno deciso allo stesso momento di dire la loro su questi generi. Direi però che siamo abbastanza in ritardo e di originalità ce n'è ben poca. Non aiuta di certo la sensazione generale che molti di questi presentino una realizzazione tecnica approssimativa e decisamente antiquata anche per una console come la Switch. Sulla stessa piattaforma, dove gira senza problemi uno Sparks of Hope, fa abbastanza impressione vedere messi in vetrina durante un Direct esperimenti del genere, o anche indie ancora più low budget come Factorio, EB, o produzioni incommentabili come Fitness Boxing di Hokuto no Ken. E dicendo questo non voglio assolutamente screditare la categoria degli indie, anzi, prendete ad esempio Tunic, titolo sviluppato da una sola persona che rientra per me tra i papabili GOTY 2022, un'esperienza che vi consiglio assolutamente di provare anche su Switch, visto che sarà la cosa più simile a uno Zelda che si potrà giocare su una piattaforma Nintendo per quest'anno. E visto che parliamo di Tunic, passiamo anche alle piacevoli sorprese. C'è anche It Takes Two, che sembra sfruttare al meglio le possibilità multiplayer di Switch. Sifu in portatile, perché no? Theatrhythm è un po' la conferma che la Switch è diventata il nuovo 3DS e Crisis Core su Switch per me è un mezzo miracolo che non sia in cloud. Poi, tolto qualche esperimento interessante del calibro di Raincode, gioco comunque molto di nicchia, il supporto delle terze parti ha messo in evidenza la complicata posizione in cui si trova Switch al giorno d'oggi. Perché la volontà di supportare la console c'è, peccato che ormai l'hardware non consenta più di tanto. Ed ecco quindi che se i titoli arrivano lo fanno in netto ritardo rispetto alla concorrenza.
concorrenza, ma questo in realtà è un problema relativo, visto che non tutti i giocatori dispongono di più piattaforme, con delle versioni che subiscono un notevole downgrade tecnico e sempre più distributori che optano per la soluzione del cloud. Anche Capcom, dopo gli episodi storici di Resident Evil, ha deciso di ripiegare sul cloud per tutti i titoli più recenti della saga. Buona fortuna a giocare con questa modalità Village. Potete provare una demo su eShop, ma il fatto che ancora non sia stato comunicato il prezzo del software mi fa pensare che potenzialmente potremmo trovarci di fronte a una fregatura simile a quanto accaduto con Kingdom Hearts. Purtroppo, secondo me, il continuo ricorrere a remaster e versioni deluxe e HD ha attutito di molto l'impatto di alcuni reveal. Rimanendo sempre sugli studi esterni, e di Kirby parleremo dopo, c'è di sicuro chi sarà impazzito di gioia nel vedere il ritorno di Tales of Symphonia, alla faccia di chi dice che il GameCube non viene mai valorizzato, Radiant Silvergun e Fatal Frame, ma gli occhi meno allenati saranno sembrati dei giochi come tanti. Secondo me a questo Direct è mancata insomma una visione d'insieme e soprattutto la capacità di presentare in modo efficace quanto veniva offerto. Ma spendete le due parole sull'importanza storica di un Radiant Silvergun e del suo lascito. Spiegate perché questo Fatal Frame arriva dopo Maiden of Blackwater, ma non per questo è di minor valore, anzi, oppure tagliate 2-3 Farm Sim dalla lista e dedicate un bel trailer a Bayonetta. Perché un tempo dopo il Direct venivano rilasciate le demo, oggi i trailer estesi. Vabbè, ci sono poi tre eccezioni a questo discorso e sono Front Mission, Octopath Traveler 2 e Mario Rabbids. Sul titolo Ubisoft ormai è anche diventato inutile sprecare commenti positivi e anche a livello di comunicazione direi che il tutto è stato gestito in modo perfetto. A un mese dall'arrivo del gioco sappiamo il giusto e le informazioni sono state spalmate col ritmo corretto. Peccato invece per Octopath Traveler 2 e comunque lo metto tra i miei annunci preferiti di questo Direct. Un reveal a sorpresa graditissimo, ma che paga lo scotto di una Square Enix che sembra intenzionata a non voler far respirare i suoi utenti. Nell'arco di un anno ci siamo ritrovati Triangle Strategy, Live Alive e ora Octopath 2, e per quanto ami il motore HD2D che contraddistingue queste produzioni, anche io inizio a percepire un po' di stanchezza nei confronti di uno stile che per forza di cose non può differenziarsi più di tanto tra un gioco e l'altro. Immagino che l'utente medio a questo punto avesse già spento il cervello di fronte all'ennesimo JRPG in simil pixel art. Ed è un vero peccato perché tra tutte le operazioni nostalgiche che hanno invaso il mercato negli ultimi anni, Octopath è una delle più convincenti e credo molto in questo seguito. Discorso diametralmente opposto per Front Mission, e qui non c'è nostalgia che tenga. Il nome di Forever Entertainment è una non garanzia di qualità e le nuove immagini di gameplay hanno messo in mostra tutta la limitatezza di un motore grafico che non rende assolutamente giustizia ai titoli originali. Aggiungiamoci che questo engine verrà riciclato per ben tre titoli, tirando nel mezzo anche il capitolo PS1, e ho il timore, che purtroppo è quasi una certezza, che ci ritroveremo di fronte a un lancio disastroso, proprio come accadde per Panzer Dragoon. Passiamo ora ai contenuti first party Nintendo e direi di fare una rapida carrellata sugli upgrade dedicati ai titoli votati al multiplayer. Nintendo sembra essere partita col piede giusto per quanto riguarda Splatoon 3 e l'aver già annunciato le date del primo Splatfest è stata sicuramente la mossa giusta da fare. Anche svelare i dettagli sulla terza ondata del Season Pass di Xenoblade Chronicles 3 è un buon modo per tenere alta l'attenzione su un JRPG che merita di essere tenuto ancora al centro del dibattito del grande pubblico, mentre sono veramente dispiaciuto per Mario Strikers. Bellissimi due nuovi personaggi, Pauline e Diddy Kong, sono un'aggiunta molto gradita al roster, ma il problema di fondo non cambia. Strikers è un titolo che si salva reimmaginando l'offerta online, arricchendola di modalità e di contenuti votati al multigiocatore. Servono ben altri tipi di aggiustamenti per un gioco dal grandissimo potenziale, ma che già ora non è più in grado di coinvolgere i suoi giocatori. Interessante poi il rimando a Wii Sports con l'update gratuito del golf su Switch Sports, ma abbastanza imperdonabile il ritardo nello sviluppo che farà slittare a questo inverno l'uscita del nuovo sport. Cioè praticamente una situazione simile a quella di Halo Infinite, anche se le due produzioni poi differiscono abbastanza. Anche in questo caso sarebbero servite tempistiche e interventi ben diversi per creare un ecosistema in grado di sopravvivere più di qualche settimana dal lancio. Il piccolo spoiler sul DLC di Mario Kart è stata una mossa furba per ricordare agli utenti che dovranno ripagare il pacchetto aggiuntivo.
anche perché, diciamocelo chiaramente, i giochi Nintendo 64 non sono abbastanza. Abbiamo un abbozzo di roadmap in realtà composto da titoli stra-interessanti, ma ognuno porta con sé le sue problematicità. 3 mesi di fila di Mario Party potrebbero essere un po' pesanti, ma soprattutto entrano in conflitto con Mario Party Superstars. Perché non continuare ad aggiornare un titolo antologico che per sua stessa natura accoglierebbe senza troppi problemi i contenuti storici e anche con zero sforzi? Speriamo che Nintendo non abbia già abbandonato il progetto. Poi mi sembra incredibile che abbiano tirato fuori 2 Pokémon Stadium senza uno straccio di supporto alla libreria del Game Boy, e la ciliegina sulla torta è l'arrivo di GoldenEye. Alla faccia del tempismo, dopo decenni di attesa, Nintendo ha scelto proprio il momento giusto per far tornare la spia della regina. E intanto Advance Wars è perso per strada. Ah, comunque, come ormai ipotizzato da tempo, GoldenEye uscirà anche su Game Pass e sarà regalato a chi possiede una copia della Rare Replay. Ma a quanto pare, per ora, le funzionalità online saranno un'esclusiva di Nintendo Switch. Questa cosa non me la sarei mai aspettata. In ogni caso, si tratta di un momento storico ed è giusto che anche le nuove generazioni riscoprano questo capolavoro, ma anche in questo caso non sarebbero bastate 2 paroline in più per spiegare il valore di un ritorno del genere. Per un titolo che magari al primo impatto ai più giovani potrebbe non sembrare così entusiasmante. E veniamo quindi al punto nevralgico di tutto quanto questo Direct. Le cose interessanti ci sono state, ma purtroppo sono state gestite nel peggior modo possibile. E no, il problema secondo me non risiede nel fatto che i rumor hanno preso delle cantonate incredibili. Mi dispiace molto non ci sia il Game Boy su Switch, così come l'assenza della Zelda Collection e di Metroid Prime fanno veramente male. Ma allo stesso tempo abbiamo avuto Kirby's Adventure Deluxe, Fire Emblem Engage, un chiaro omaggio alla console Nokia, Pikmin 4 e Breath of the Wild 2, con tanto di nome e data di uscita. Fattori che da soli basterebbero per fare una presentazione coi fiocchi, eppure nonostante tutto io non mi sento di dare la sufficienza a questo Direct. E lo dico cercando di eliminare quanto più possibile dal giudizio i miei gusti personali. Perché sì, non sono un amante di Fire Emblem e a Kirby avrei preferito Metroid, però andiamo con ordine. Per Engage, anche qui ci troviamo di fronte al secondo titolo in un solo anno a tema Fire Emblem, e sappiamo ormai tutti che questo era pronto da un bel po' di tempo. Le somiglianze con Three Houses sono evidenti, e per quanto è un titolo che farà di sicuro la felicità degli appassionati della saga, in un Direct così JRPG centrico e in un periodo storico saturo di tattici a griglia, anche un annuncio del genere si perde in un'indifferenza generale. Chissà poi se la Limited sarà esclusiva del My Nintendo Store. Per Kirby all'inizio ero veramente arrabbiato e la mia prima reazione è stata di insofferenza di fronte al terzo titolo di Kirby in pochissimo tempo. Eppure, sapete che c'è? Va bene così, è il 30° anniversario della saga ed è giusto che la mascotte venga omaggiata a dovere. Mi chiedo però perché Nintendo riservi questo trattamento speciale solo a poche saghe, e mi piange veramente il cuore si sia persa l'occasione di ricordare il ventennale di Metroid Prime. Io spero con tutto me stesso che la serie di Metroid non cada nuovamente nell'oblio, ma perché Nintendo non ha deciso di sfruttare l'ondata positiva scaturita dagli ottimi risultati ottenuti da Dread, riavvicinando il grande pubblico a una serie ormai scomparsa completamente dai radar? Per me questo rimarrà un grande mistero, ma soprattutto un'altra grande occasione sprecata. Poi c'è Breath of the Wild 2, o meglio Tears of the Kingdom, e oltre al nome abbiamo anche la data di uscita, il 5 maggio. Posso dire di essere rimasto deluso da questa presentazione? Abbiamo un Anuma non pervenuto, 0 introduzione a questo nuovo gameplay, 0 motivazioni dietro a un titolo del genere e nessun aggiornamento sullo stato della serie. Solo un trailer di 10 secondi buttato lì per giustificare quello che altrimenti sarebbe stato un logo teaser trailer. Perché non ripetere la stessa formula dove il pubblico veniva reintrodotto a un episodio storico della serie come Skyward Sword, mentre veniva rassicurato sullo stato di sviluppo del nuovo titolo? Sembrano sottigliezze, ma le emozioni e l'interesse si trasmettono anche attraverso la cura dei particolari. E vorrei appunto chiudere questo video lunghissimo con l'intervento di Miyamoto, che per me ha raggiunto uno dei punti più bassi di sempre in una presentazione Nintendo, e ce ne sono stati parecchi. Dopo aver passato gli ultimi 5 anni, minimo, lontano dal mondo dei videogiochi, inseguendo progetti come il film di Super Mario e le creazioni dei parchi a tema, Shigeru Miyamoto si lancia prima in un lunghissimo approfondimento su Pikmin Bloom, un'app nata morta di cui nessuno voleva sentir parlare, e poi presenta Pikmin 4, ora previsto per il 2023. Cioè, non so se vi rendete conto, si tratta di una delle IP più importanti della lineup Nintendo, nonché l'ultima creazione originale di Miyamoto, sparita dai radar da
10 anni? Il terzo capitolo su Wii U ha venduto pochissimo. La remaster su Switch è passata in sordina, principalmente per colpa di Nintendo, e il quarto capitolo è stato annunciato da Miyamoto stesso nel 2015. E ora, a quasi 10 anni di distanza, abbiamo una data di uscita prevista per il prossimo anno, così dal nulla, la rassicurazione che lo sviluppo procede alla grande e uno screenshot neanche ad alta definizione. Ditemi cosa cambia tra questo e il teaser di Metroid Prime 4. Praticamente nulla, solo che qui, per allungare il brodo, hanno finto per 5 minuti che Pikmin Bloom fosse una novità interessante. Insomma, lo so, sono stato ipercritico nei confronti di questa presentazione, anche se il sentore generale è che si tratta di un direct sufficiente, salvato poi dalla bomba di Breath of the Wild in chiusura, e analiticamente sono d'accordo con voi. Ripeto, i grandi nomi ci sono stati, qualche sorpresa pure, e nonostante una certa ripetitività di fondo, sono stati coperti tutti i capisaldi dell'offerta Nintendo. Eppure, da appassionato, non posso che essere rimasto deluso dall'approssimazione e poca cura con cui questo spettacolo è stato messo in piedi. A giugno Nintendo non ha sentito l'esigenza di fare un direct a tutto tondo, saltando uno degli appuntamenti più importanti dell'anno e sostituendolo con una serie di annunci minori. Una scelta che sul momento mi ha lasciato interdetto, perché orfano di uno dei miei momenti preferiti dell'anno. Se dall'altra parte però i direct devono essere confezionati in questo modo, credo di preferire gli shadow drop e i mini showcase. Da Nintendo mi aspetto tutt'altro, cura e attenzione verso quello che viene mostrato, la voglia di divertire, intrattenere e sorprendere i suoi utenti, il rispetto verso il giocatore e anche le sue IP. E oggi tutto questo è mancato e la Nintendo Difference io non l'ho vista. E per me questo Direct non solo è il peggiore degli ultimi anni, ma è anche insufficiente. Secondo voi? E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo video lunghissimo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere civilmente su questo Direct. Non mi resta che darvi appuntamento a fra pochissimo, perché ci rivediamo alle 23:30 sul sito Viola per seguire insieme lo State of Play di Sony. Mi raccomando, non mancate. E a costo di perdere altro tempo lo faccio anche qui, vi ringrazio dal profondo del cuore. Siano eventi esaltanti o deludenti, viverli insieme a un pubblico così vasto e appassionato è sempre un'esperienza unica. E se posso permettermi di parlare per 20 minuti del motivo per cui un Direct non mi è piaciuto, beh, tutto questo è possibile solo grazie a voi e al vostro supporto. Quindi, ancora una volta, grazie di cuore. Noi ci rivediamo fra pochissimo o magari domani. Voi, comunque, fate bravi, riposatevi, dormite sonni tranquilli, ma soprattutto, nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele Bloom, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! No, non ci credo, non ci credo. Cioè, stanno veramente trascinando sta parte. Ma che cazzo stanno a fare?